hai titolato un capitolo che ho reputato particolarmente interessante e completo, è Enna, un santuario del clan Santa Paola sulle macerie del vecchio regno di Tranquillo. Ok, ne parlo molto volentieri. Anche perché devo dire che il fatto che il vecchio regno di Tamerlane sia andato in macerie è qualcosa di estremamente positivo a prescindere. Anche perché era un regno di terrore, era un regno dominato non a caso da un uomo che si faceva chiamare Uniuni, proprio per dare questa impressione di re della foresta che incuteva timore e che comandava su tutti gli altri, quasi che tutti gli altri fossero le scimmie della situazione rispetto a lui. Quindi in questo senso, che dopo di lui venne il diluvio, poco ma sicuro, tant'è che dopo la sua cattura il suo posto fu preso da personaggi di secondo piano come quel Giancarlo Amaraddio, che era una persona che trascorreva le proprie giornate nelle sale giochi o comunque a perdere tempo per strada, non era di sicuro una persona impegnata, non era di sicuro una persona in grado di poter portare avanti un'eredità talmente forte come quella di Pietro Leonardo. Tant'è che poi scopriremo nel 2009, quando Polizia e Carabinieri, nell'operazione Old One, arresteranno i nuovi capi provinciali, non era neanche tanto ben visto dai vertici provinciali di Cosa Nostra. Zio Turi Seminara, che era quello che in quel momento stava reggendo le sorti dell'organizzazione mafiosa in provincia, non lo sopportava, fu costretto a incontrarlo una volta a Pergusa e parlava con i suoi quasi con disgusto di questo incontro avuto con Giancarlo Amaraddio. E quindi arrestato nel 2001 Gaetano Leonardo, arrestato nel 2009 Giancarlo Amaraddio, proprio un mese prima che venisse arrestato Seminara, di fatto poi il potere viene spartito da figure di secondo piano, tant'è che poi si arriverà ad un momento in cui Enna perderà la propria autonomia, viene, potremmo dire, quasi commissariata dalle organizzazioni più forti che reggono le sorti di Cosa Nostra in tutto il centro, della zona centro-orientale della Sicilia, ovvero il clan Santa Paola, che è il più potente in assoluto, e tant'è che oggi su Enna comanda interamente Catania. Per questo Enna, che prima era l'unico mandamento di una provincia senza mandamenti, perché era l'unico clan che forte della, diciamo, io l'ho definita la megalomania di questo suo boss, estendeva i propri tentacoli anche in altri comuni vicini, perché il clan di Enna comandava sulle Forte, Nicosia, Missoria, Val Guarnera, tantissimi centri della provincia di Enna, anche Assola e Gira, dovevano sottostare al potere di Gaetano Leonardo. Bene, oggi non c'è più. Uno dei pericolosi, più pericolosi clan della provincia di Enna oggi si è ridotto ad un santuario, appunto, un sottoscala quasi del clan Santa Paola. Ma approfitto di questo breve riferimento anche per dire un'altra cosa, perché è in quel momento che ce lo cominciamo a dire, così magari lo cominciano a sentire anche i futuri pentiti e cominciano a portare degli elementi utili anche in tal senso. Perché la prima ricostruzione storica, quella delle cinque famiglie operanti in territorio della provincia di Enna, ormai è sicuramente da mettere in secondo piano, perché da un lato due di questi clan, ovvero quello di Villarosa e di Calascibetta, perché storicamente i primi pentiti nel 92 dissero che esistono cinque clan: Enna, Villarosa, Calascibetta, Pietraperzia e Barra Franca. Ora, volendo considerare ancora presenti Enna, Pietraperzia e Barra Franca, dobbiamo dire che sono completamente spariti dai radar i clan di Villarosa e Calascibetta, non perché in questi territori non esistano personaggi appartenenti a Cosa Nostra, esistono come, ma perché non esiste più una strutturazione, un'organizzazione tale da poter dire che a Calascibetta e Villarosa esiste o operi un'organizzazione criminale. Probabilmente ne esiste un'altra a Villarosa, però non siamo mai riusciti a definirla bene, perché esiste un clan che non è mai stato riconosciuto dalle cronache, ma al tempo stesso sono venuti fuori altri tre clan importante, ovvero quello di Catena Nuova, che si è ormai completamente svincolato da Enna, ormai probabilmente non è più neanche Cosa Nostra, perché ormai li comanda il clan Cappello, che è qualcosa di più assimilabile ad un'organizzazione stigata che non a Cosa Nostra. E sono venuti fuori altri due clan pericolosissimi a Leonforte, dove un gruppo capeggiato da un imprenditore edile che si chiama Giovanni Fiorenza, negli anni ha cercato di prendere piede e di controllare a suo modo il territorio prima di essere arrestato dalla polizia assieme a tutti i suoi uomini e ai suoi due figli, Alex e Salomon, nella cosiddetta operazione Homo Novus. E a Troina, dopo un altro gruppo criminale collegato al clan Santa Paola, in particolar modo ad un apostolo del clan Santa Paola operante ad Aci Catena, è riuscito a creare un'organizzazione tale da imporre il racket delle estorsioni in una città che per fortuna
è riuscita a creare gli anticorpi per contrastare questi fenomeni, e quindi diciamo non più 5 ma 6 con delle mutazioni profonde all'interno. Grazie, ti faccio molto.